Ciao a tutti amici di Rafus, sono Skol. Oggi parleremo di un prodotto molto venduto, ovvero i termovisori manuali marcati ICMICRO. Sigla. Quest'oggi presenteremo tre termovisori, ovvero l'LC06, fascia base, l'LH15, fascia medio, e l'LH25, fascia super alta mega top power. Partiamo subito parlando dell'LC06. Ha un prezzo al pubblico che oscilla all'incirca sui 500 euro, lente focale 160x120, 17 micron, e va dagli 8 ai 14 micron come onda di risposta. Ha un tempo di reazione di 35 millikelvin e una lente da 6,2 mm. Per quanto riguarda il campo visivo, abbiamo un campo visivo che è 24,7x18,7 gradi. Ovviamente il campo visivo dell'LC06 ovviamente non è a 180 gradi come vediamo noi, ma all'incirca molto ridotto e molto più stretto. Però comunque è un discreto campo visivo per essere un visore termico low cost. Procediamo e andiamo a valutare lo zoom dell'oggetto, ovvero arriva fino a un 4x per una distanza massima di 219-220 metri. Tempo di durata della carica massima sono 10 ore con il wifi spento, invece sono 7 ore e mezza con il wifi acceso. LC06, come tutti gli altri, o comunque la stragrande maggioranza degli altri prodotti ICMICRO, tra cui l'LH15 e l'LH25, che tra poco provvederemo a recensire anche loro, hanno tutti una rilevazione minima della temperatura di 25 gradi e un grado di protezione IP67. Inoltre, grazie alla funzionalità del wifi, tutti i prodotti ICMICRO sono in grado di scattare foto o registrare video per un massimo di 8 GB. Passiamo ora all'LH15, visore molto simile esteticamente, anzi praticamente uguale, cambia leggermente qualche grammo di peso, ma il grosso è praticamente lo stesso. Troviamo una risoluzione maggiore, punto 1, uno schermo interno maggiore, punto 2, soprattutto in HD. 3, troviamo un ingrandimento che arriva fino agli 8x, quindi 1x, 2x, 4x, 6x, 8x, una distanza raggiungibile di all'incirca 800 metri. Troviamo anche un'apertura focale maggiore di 1, quindi in camera molto più luce. L'unico difetto, chiamiamolo così, che ha l'LH15 e la durata delle batterie leggermente inferiore, essendo che dovranno lavorare di più, dureranno anche un po' di meno, ovvero con wifi spento sono a 7,5 ore, mentre con wifi acceso a 6 ore. Parlando invece velocemente dell'LH25, ovvero il top di gamma, è molto simile all'LH15. Le uniche cose che cambiano sono la distanza raggiunta, che è un chilometro, superiore al chilometro, quindi davvero tantissimo. In più ha una lente da 25 mm rispetto a quella dell'LH15, che è di 15 mm. Ciò che non cambia dall'LH15 semplicemente sono lo zoom, l'IP67, la durata delle batterie e la qualità del video. Solitamente il campo d'utilizzo riservato per visori termici, ma che possono anche fare da visore notturno ICMICRO, sono prevalentemente nella caccia. Bene o male, però, l'LC06, parere mio, può trovare tranquillamente buon margine anche nel mondo del software. Se io devo andare a fare una milsim, una 24 ore, avere un visore termico, qualora fosse consentito dal regolamento, mi darebbe un gran vantaggio rispetto ai miei avversari. Stiamo andando adesso a provare l'LH15. Proviamo a vedere come si vede su una prova pacca. Ok, buono, è partito. Vada, buon uomo. Vada anche più lontano. Si vede bene che gesticola. Così è la versione classica, bianca e nera. Questa è la versione invece al contrario, nera-bianca, dove il nero riguarda le fonti di luce. Questa qua invece è visore notturno. Zoomiamo un attimino. Eccolo lì. Quest'altra invece, dove le fonti di calore molto alte
risultano invece colorate di rosso. Con questo è tutto, vi ringrazio tutti per la visione. Per qualsiasi domanda, i numeri di telefono e l'email sono sempre quelli. Detto ciò, ci vediamo.